Anna Dovadola, responsabile promozione dell'Emilia Romagna. Che cosa ci proponete questa sera? Questa sera è una serata dedicata alla promozione turistica della Riviera dell'Emilia Romagna, organizzata dall'Unione Prodotto Costa, che si occupa appunto della promozione della Riviera dell'Emilia Romagna in collaborazione con due GAL, il GAL L'Altra Romagna e Delta 2000, che si occupano della valorizzazione dell'entroterra della Riviera dell'Emilia Romagna. Qui questa sera i nostri operatori turistici sono 9, tutti rappresentativi appunto della Riviera dell'Emilia Romagna e dell'entroterra, incontrano le associazioni del tempo libero, CRAL, dopolavori, associazioni sportive, associazioni della terza età dell'area torinese per promuovere e far conoscere le novità turistiche per la prossima stagione. Bruno Bernabei, direttore del consorzio Costa Hot Food Hotel. I percorsi enogastronomici dell'Emilia Romagna, ce ne parli? Siamo qua a Torino naturalmente per promuovere la Romagna enogastronomica, la Romagna del benessere. E naturalmente sono percorsi legati alle colline riminesi, dedicate a Federico Fellini e a Tonino Guerra. Perciò sono percorsi legati ai profumi, ai sapori e alle tradizioni di questo meraviglioso entroterra, legato al nostro vino sangiovese, al formaggio di fossa, all'olio. È chiaro che sono posti un po' meno conosciuti, ma siamo veramente orgogliosi di promuovere qui a Torino, come ieri a Varese, l'altro ieri a Trento, quello di meglio che c'è nell'enogastronomia delle nostre terre romagnole, conosciute forse per il balneare, ma naturalmente noi portiamo qui l'eccellenza massima di un turismo innovativo. Per quanto riguarda invece il turismo, possiamo ormai definire l'Emilia Romagna aperta a tutte le stagioni? Certamente sì, l'Emilia Romagna è aperta a un turismo tutto l'anno che va da gennaio a dicembre, cioè noi da gennaio a dicembre abbiamo un turismo dedicato, un turismo emozionale, un turismo narrativo. Ormai il nostro turista che viene dai percorsi Costa Food Hotel è un turismo che racconta la vacanza, racconta l'emozione della pigiatura, racconta l'emozione della raccolta delle olive, racconta l'emozione della sforzatura del formaggio. Gaetano Callà, lo chef di questa manifestazione, che cosa ci presenta come buffet di questa serata? Presentiamo un mare di sapori, è proprio un mare, il nostro mare che da Comacchio arriva fino a Cattolica è pieno di sapori che questa grande regione che è la Romagna sa dare a tutti.